esperienze meravigliose che ci lasciano ammaliati. E dunque vi prego un grande applauso per il soprano Annalisa D'Agosto. La ascolteremo, la sua meravigliosa voce, accompagnata dal pianista, il maestro Francesco Aliberti. Internazionali. Avremo la possibilità di poterla ascoltare in aree famosissime, nelle prime note che riconoscerete, e sono di Rossini, Puccini, Lear e Verdi. Poi ci saranno delle sorprese. Prego. Thank you.
di ascoltare con attenzione, vincitore di tantissimi concorsi internazionali ed è stato tra i protagonisti della Traviata alla Scala di Milano nel 2013. Lo ascolteremo con musiche di Rossini, di Puccini, di Verdi, di Lear e dopo anche qui vi dico attenzione perché vi saranno dei meravigliosi duetti. Ancora al pianoforte il maestro Francesco Aliberti. Anche direttore musicale del palcoscenico del Verdi di Salerno,
Rizzò. Thank you.
Le grandi emozioni in musica, le grandi voci, grandi artisti e grandi autori. Ma ci sono tante canzoni che fanno parte della nostra tradizione, che sono state scritte da grandi autori e che necessitano di una potentissima voce per poter esprimere il meglio di sé. Vi prego ancora un applauso per il nostro soprano, l'abbiamo adottata, Maria Elisa Augusto. Non vi presento la canzone perché la capirete, l'avrete nel nostro DNA, come ce l'abbiamo tutti nel nostro DNA. Prego. Thank you.
La canzone che stiamo adesso per ascoltare è un grande capolavoro, ma soprattutto rappresenta la cultura non solo partenopea, ma italiana nel mondo. Pensate che nelle accademie musicali del Giappone viene insegnata non solo per la parte musicale, ma anche per la parte della scrittura, del testo, addirittura per imparare l'italiano, ma è tutta nostra, o solo il mio. E c'è la voce di Annalisa D'Agosto che ce la canta. Accompagna vostra.
c'è un ultimo brano che vi presentiamo e credo che sia proprio esemplificativo di tutto ciò che vogliamo dire in questa giornata, che è una giornata, ricordiamo, di primo anno, di primo giorno dell'anno, ma è anche una giornata per la pace. Vogliamo brindare e vogliamo brindare un anno che sia di serenità e di pace per tutti voi e per tutti noi. Insieme, questa è la sorpresa che vi dicevamo prima, il soprano Annalisa D'Agosto, il baritono Ernesto Petti, accompagnato al pianoforte dal maestro Francesco Aliberti, dalla Traviata di Giuseppe Verdi, Liviano nei lieti calici. Gracias.